Il direttore sanitario dell'ASP di Caltanissetta, Marcella Santino, oggi un giorno molto importante per la sanità nissena e non solo. Sì, direi proprio un giorno importante, una scommessa vinta, un'importantissima attrezzatura tecnologicamente molto avanzata nella nostra città, nella nostra provincia, ma che serve anche tutto il comprensorio. La PET TAC, che assomma in sé le qualità di una scintigrafia e le qualità di una TAC e che ha la capacità di individuare anche piccolissime lesioni, soprattutto neoplastiche, e di fare una corretta stadiazione senza fare famosi viaggi della speranza o senza andare fuori, permettendo di completare l'iter diagnostico all'interno del nostro nosocomio. Quando entrerà ufficialmente in funzione? Allora, oggi c'è l'inaugurazione, ripeto, un'attrezzatura pesante, difficile, molto difficile da maneggiare, che ha bisogno di tutta una serie di collaudi, per cui occorrerà qualche mese prima che entri a pieno regime. Tra l'altro un'attrezzatura molto costosa. Assolutamente sì, è un'attrezzatura che è costata circa 4 milioni di euro, ma sono fondi della comunità europea che questa azienda ha rischiato di perdere, se non fosse stato per il grande impegno di questa direzione strategica e di tutti i collaboratori che si sono impegnati notte e giorno per far sì che questo avvenisse. Il Sant'Elia da oggi si dota di un macchinario molto importante, la PET. Cosa cambierà per la salute dei cittadini? Cambierà che questa attrezzatura tecnologicamente avanzata ci darà una mano, una grande mano, per esempio anche nella prevenzione, nelle individuazioni di lesioni piccolissime, che consentiranno ai medici di individuare per esempio neoplasie che in altro modo non possono essere individuate. Quindi continuiamo in questo percorso, il plauso va al direttore generale Iacona dell'ASP di Caltanissetta, continuiamo in questo percorso di innovazione tecnologica per costruire un'offerta sanitaria in Sicilia e quindi anche nella provincia di Caltanissetta all'altezza di ciò che meritano i cittadini.